Come è oggi l'emoniale? Bimbo, mettiti di con loro oppure più indietro, come vuoi. Sì, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini dispersi. L'apertura di nuove vie di comunicazione, l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto per abolire le distanze e congiungere i paesi diversi e divisi dalle catene montuose e dalle grandi acque, contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e realizzato quest'opera e per quanti ne beneficeranno. Ascoltate la parola di Dio dagli Atti degli Apostoli. Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: «Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione: al Dio ignoto, quello che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, semmai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di Lui stirpe noi siamo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta il ricordo del nostro battesimo e l'adesione a Cristo Signore, che via, verità e vita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica per intercessione di Maria, Vergine e Madre, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Noi continuiamo, ora prenderà la parola il progettista, l'ingegnere Magricco Reale. Buonasera a tutti cari concittadini e innanzitutto tanti auguri per questa nuova bella opera che è stata realizzata qui a Siena Superiore. Io prendo brevemente la parola sia come cittadino sia come progettista e direttore dei lavori di quest'opera che ha avuto un iter veramente travagliato e una storia rocambolesca che in breve vi sintetizzerò anche per amor di verità e per riferire effettivamente come sono andate le cose. Come cittadino mi compiaccio, sono felice, io sono di Siena Superiore, quindi aggiungere un'altra opera qui a questo borgo antico, insomma, è una cosa che mi rende particolarmente felice. E anche perché
fino ad oggi tutti gli interventi che ci sono stati realizzati nella parte alta, cioè nel borgo storico, diciamo in dialetto Susu, per cui Iusu non aveva ancora fatto nessuna opera, quindi questa è la prima bella e siamo contenti di averla realizzata. Per amor di verità, dicevo, è giusto tracciare un breve percorso storico di come è nata quest'opera, perché stiamo parlando del 2004, cioè 12 anni fa, e quindi se per fare un'opera ci vogliono 12 anni non lo so io, però c'è stato un percorso molto travagliato, dicevo, per cui è nata per iniziativa di due iniziative, diciamo così, era sindaco allora Figlio Meni e due persone di senno superiore, un consigliere comunale e un assessore, vale a dire il consigliere Angelo Massara e l'assessore Maurizio Gioberti. Siccome Angelo Massara aveva sostenuto la realizzazione del campo sportivo, il campetto sportivo che è stato realizzato, ed era unico progetto la piazza di Via Cavone e il campo sportivo, e allora Maurizio Gioberti ha rivendicato, che abita qua vicino, un'opera anche per la parte bassa. È così che è nata. Il problema è che, perché sono passati tanti anni, perché quest'opera è stata innanzitutto finanziata con un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e un contributo dell'amministrazione provinciale di 100.000 euro. Sta di fatto che per la stipula di questo mutuo ci sono voluti 5 anni, quindi siamo arrivati al 2010 e solo nel 2010 era stato possibile mandare in appalto, però nel frattempo sono successe tante cose. Perché quando avevamo pensato a quest'opera, il problema più grosso, la spesa maggiore, riguardava il rilevato, cioè tutta la terra per riempire questo pallone, ricordate com'era prima? E per questo noi avevamo raggiunto un accordo con la Staldi, con l'impresa che stava costruendo la nuova 106, in modo che scavando le gallerie qui di Pennarello potevano portarci qua 20.000 metri cubi per fare poi la costipazione e la distribuzione. Ma nel frattempo, fino al 2010, fino al momento dell'appalto, della disponibilità delle somme, la strada era già pressoché completata, per cui non era possibile più avere. Quindi quando si è arrivati nel 2011 addirittura all'appalto, per quanto riguarda il campo di Senno Superiore era possibile farlo e l'abbiamo fatto nell'arco di 3 mesi, per questa piazza ci siamo dovuti fermare. Nel frattempo sono successe altre cose, perché questo sito era stato adibito a discarica di rifiuti di ogni genere, per cui la Guardia di Finanza aveva messo sotto sequestro confermato dalla magistratura, per cui qua non si poteva fare più niente. Devo aggiungere che il suolo era già di proprietà comunale, perché in epoca amministrazione Panetta era stato acquistato questo suolo dal comune per essere proprio destinato a una discarica di inerti e qui col tempo colmarlo. Intanto nel frattempo aggiungo che era venuto meno anche la disponibilità del finanziamento dell'amministrazione provinciale, perché c'era un accordo di programma per un contributo di 100.000 euro perché noi realizzando la piazza prevedevamo di allargare anche la strada, perché quella curva era orribile, ricordate che i camion non potevano nemmeno girare, i mezzi grossi, quindi erano venute meno tutte queste condizioni. Qui, per cui che cosa si è dovuto fare? La magistratura ci ha concesso un temporaneo di sequestro solo per fare la bonifica, cioè per eliminare tutti i rifiuti che c'erano qua. E c'era di tutto, c'erano gomme d'auto, frigoriferi, televisioni, Ethernet e ogni sorta di rifiuti. Quindi si è dovuto fare un piano di bonifica, trovare il finanziamento per fare questa bonifica e i soldi sono stati attinti dallo stesso importo di progetto. Una volta fatto questo abbiamo dovuto consegnare poi alla magistratura una relazione finale, il monitoraggio, l'esame di laboratorio della contaminazione per dimostrare che non c'era contaminazione del terreno e finalmente siamo arrivati che solo nel 2014, cioè ad aprile 2014, è stato possibile avere la disponibilità del suolo. Ma mancavano tutte le altre condizioni, innanzitutto non c'erano i soldi per il rilevato. In periodo commissariale era stata individuata la possibilità di una parziale disponibilità, però questo non è stato possibile. E allora solo nel periodo amministrazione sindaco Fuda,
è stato possibile avere un primo finanziamento, un contributo del Comune aggiunto a quelli che avevamo dal finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti per iniziare i lavori, per cui i lavori sono iniziati a settembre 2015 e il finanziamento è stato deliberato, è giusto che si sappia, la delibera numero 3 dell'amministrazione FU del 26 giugno del 2015. È stato fatto la prima parte, cioè il rilevato, il riempimento, e poi ci siamo dovuti fermare, non perché non potevamo andare avanti o perché l'impresa se n'era andata, ma perché a quel punto i lavori appaltati erano già completi, cioè non era previsto il completamento, che è stato fatto con un successivo finanziamento. Quindi prima abbiamo lavorato tra settembre e novembre 2015, dopodiché l'altro miracolo l'ha fatto ancora Pietro Food, che non so, con una telefonata è riuscito a far arrivare dalla provincia altri 100.000 euro dalla regione, chiedo scusa. Questa è la storia di questa piazza. E si è dovuto fare quindi un nuovo progetto per le opere di completamento. Vorrei aggiungere che siamo andati sempre al rispetto, frantumato di laterizio, frantumato di calcestruzzo che è disponibile alla calcimento ionici e alla discarica di Tonisi, con quello è stato fatto, tutto materiale inerte, tutto materiale di riciclaggio. Io vorrei intanto ringraziare, lo vedo là, se scende mi fa un piacere, Michele Notaro, l'impresa con il quale io ho avuto una grande collaborazione, ho apprezzato la sua disponibilità, come pare che c'era anche il capo operaio Vincenzo. Noi abbiamo lavorato benissimo, io apprezzo e mi compiaccio con la professionalità e la disponibilità dell'impresa Notaro. Non aggiungo altro perché passo la parola poi ad Alto Cacomo. Io dico, vorrei soltanto dire questo, che questa piazza ancora non è completa perché manca la vegetazione, l'erba, le piante, però è affidata a noi, ai cittadini, soprattutto ai cittadini di questo quartiere, per la cura e per la, diciamo, anche la manutenzione un pochino, perché se le amiamo queste opere, le teniamo belle, non si fanno scempi, sono cose che fanno onore, fanno piacere e abbelliscono il nostro paese, per il quale qui a Senno Superiore abbiamo ancora idee e progetti più ambiziosi, come diceva il sindaco giorni fa, proprio qui a Senno Superiore l'amministrazione punta su Senno Superiore come risorsa economica, come centro storico. Grazie a tutti e rinnovo ancora gli auguri e i ringraziamenti. E ora prenderà in breve la parola Aldo Caccomo, produttore dell'opera. Va bene, buonasera a tutti. Non voglio fare la polemica stasera pure con l'ingegnere Matrico Reale, però ha detto alcune cose sbagliate. Vada avanti. Dopo tante peripezie finalmente è stata realizzata la piazza Cavone. Voglio ringraziare di cuore il parroco di Siderno Superiore Don Giuseppe Alfano, in modo particolare il sindaco di Siderno ingegner Pietro Fuda, per il suo interessamento alla realizzazione di questa bellissima piazza Cavone. Inoltre voglio ringraziare le precedenti amministrazioni e l'amministrazione attuale, gli assessori, i consiglieri comunali, gli organizzatori della serata, Paolo Fragomeni, presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Figliomeni, commissario Rita, e Antonio Sgambelluri, consigliere comunale. Il direttore dei lavori, ingegner Raffaele Magì Correale, i progettisti, ingegner Riccardo Gioberti, ingegner Giuseppe De Luca, architetto Raffaele Muzzi e architetto Graziella Franco, che hanno collaborato. La ditta Notaro Michele, che in breve tempo ha eseguito i lavori. La banda Città di Siderno, le forze dell'ordine e tutti i cittadini che hanno collaborato alla realizzazione di questa splendida piazza Cavone e di questa serata. La realizzazione della piazza è molto importante perché è stata riqualificata la zona che prima era una discarica. Adesso sarà un punto d'incontro per tutti i ragazzi e i cittadini di Siderno Superiore. L'unico rammarico che ho è quello che all'inizio dei lavori della piazza è stata presente mia madre. Adesso purtroppo non c'è più. Grazie e buonasera. Ad maiora.
E ora concludiamo con il sindaco Pietro Fuda. Sì, io innanzitutto voglio ringraziare i cittadini e non vi nascondo che non sono particolarmente attento alle inaugurazioni, perché per mia esperienza, e vi assicuro che in materia di opere pubbliche qualche esperienza l'ho fatta, per mia esperienza ogni volta che si conclude un'opera siamo sempre in ritardo con la popolazione e più che inaugurare dovremmo andare a chiedere scusa per il ritardo. Però è una inaugurazione particolare questa, perché avviene dopo 5 anni di commissariamento. È indicativa di un fatto positivo, che Siderno può rinascere, perché quando un'opera pubblica si completa con tutte le difficoltà di cui ha parlato l'ingegnere Correale, con tutte le difficoltà di cui forse lui non ha nemmeno parlato, quando un'opera pubblica si completa significa che tutte le energie positive che ci sono attorno all'opera riescono a produrre qualcosa. Guai se noi non fossimo riusciti a realizzare l'opera. Sarebbe stato un insuccesso per quest'opera e un insuccesso per tutte le altre opere. Perché vedete, quando si fa una cosa, si costruisce un qualcosa, non è solo merito dell'ingegnere, del progettista, dell'amministrazione, dell'impresa. No, è merito di tutti, credetemi, ognuno dà un contributo. Quando si produce significa che c'è una comunità che può produrre e che può dare qualcosa. Noi abbiamo cominciato la campagna per le amministrative pari da Siderno Superiori. Abbiamo preso impegni che speriamo di poter mantenere per poter riconsegnare un comune, sia Siderno Superiori, in sinergia con Siderno Marina, in condizioni diverse. Siamo particolarmente concentrati, sappiamo che ci sono esigenze, che ci sono problemi, che la gente si aspetta non so che cosa, ma guardate che i conti sono chiari. Noi abbiamo un debito accertato di 17 milioni di euro ed è un conto che dobbiamo fare perché ci troviamo in una situazione di dissesto. Abbiamo finanziamenti fermi dal 2008 e abbiamo ereditato una mentalità che non era propensa a realizzare le opere pubbliche, perché i signori commissari non hanno apportato nemmeno un'opera. Noi siamo di contrario avviso. Siamo dell'avviso che debbano essere realizzate le opere pubbliche, se possono realizzare e se possono superare le difficoltà. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, guardate che io mi onoro di condurre un'amministrazione che con i problemi si misura, si confronta, non scappa davanti ai problemi. È vero che quando siamo arrivati abbiamo avuto qualche discussione col direttore dei lavori, per tutta, superate, perché la piazza doveva essere fatta, perché se ci fossimo fermati davanti a questa piazza sostanzialmente figuratevi che cosa avremmo fatto, saremmo scappati per le cose che abbiamo davanti. Un'altra cosa che non abbiamo inaugurato, ma ricordo la sfiducia che c'era nei cittadini, la scuola media Pedullà è finita, guardate che il cantiere era chiuso e in quella abbiamo avuto complicazioni, diciamo, di natura giuridica amministrativa molto più complesse di quelle che abbiamo avuto in questa piazza. È fatta la scuola media Pedullà, libereremo per quest'estate, perché era inutile spostare, il preside ci ha chiesto di lasciare i ragazzi all'istituto tecnico, l'anno nuovo comincerà nella scuola nuova, l'istituto tecnico provvisoriamente dovrà andare alla biblioteca, ma provvisoriamente sposteremo tutto il personale che c'è all'ospedale, perché all'ospedale debbono partire i lavori per la casa della salute e quindi stiamo rispettando la tabella di marcia, partiremo con la raccolta differenziata col 1 giugno. È chiaro che abbiamo bisogno del vostro aiuto, della vostra fiducia, perché diversamente ci sono cose da fare. Noi stiamo partecipando anche con l'appoggio di Don Giuseppe per cerchiamo di recuperare la chiesa di San Carlo, se dovesse andare bene è un'altra cosa di un certo impegno. Stavamo parlando poco fa con alcuni di voi e con Paolo per la questione della strada, della panoramica. Sistemeremo la panoramica, la sistemeremo bene, ci dovete dare il tempo perché dobbiamo camminare sostanzialmente intanto per non perdere le risorse che abbiamo. Oggi è venuta la professoressa Termes che ha progettato il teatro, perché finalmente riprendiamo pure il teatro, che era l'ultima cosa che c'era rimasta. Dovete pazientare e dare un po' di tempo, perché le cose le faremo. Tutte le cose che si possono fare, poi starà a quelli che verranno dopo noi a continuare e a fare cose molto più grandi. Grazie.
Facciamo anche un caloroso applauso ai residenti perché hanno portato, hanno aderito a questo splendido buffet, quindi ha aperto anche il buffet, applauso, grazie, prego.